Buongiorno a tutti, però questo video e lo dedicherò a chi ci sta seguendo e vuole seguirci, soprattutto durante la fase della riproduzione, fase che si sta sempre di più avvicinando. Infatti la precova inizia molto prima della fase della riproduzione, almeno per noi, almeno un mese e mezzo prima. La precova che noi facciamo è totalmente naturale, infatti abbiamo due scelte quando ci avviamo ad allevare i canarini: o scegliere la via, diciamo, che fortunatamente sta scomparendo, che è quella di utilizzare Vicox, Vitril e Fungilin, e quindi a mio parere distruggendo tutti gli anticorpi degli uccelli, oppure scegliere una via naturale, che è quella della prevenzione, che è quella che noi facciamo da metà anni, che è quella che non prevede nel modo più assoluto l'utilizzo dei farmaci, soprattutto nella fase della riproduzione, fase che, ripeto, viene approcciata nel modo totalmente naturale. Per chi ci segue, già ci sta seguendo, già abbiamo pubblicato una bastonata che stiamo somministrando questa settimana a base di peperoncino, aglio e il bastoncino lusso. Questa bastonata nel frattempo, in questa settimana, ci aiuterà a depurare i soggetti. Poi dalla prossima, mano a mano, passeremo a spiegarvi tutte le fasi che andremo ad approcciare. Aumenteremo il fotoperiodo, cioè l'aumento della giornata, dal 7 gennaio. Abbiamo già delle tabelle pronte che abbiamo pubblicato l'anno scorso, e per questo seguiremo le stesse tabelle, ma vi aggiorneremo passo passo ogni cosa che faremo. Vi chiedo scusa se come sottofondo ci sono dei canarini, alcuni magari può dare fastidio, però sto registrando questo video dal PC, il PC è messo nell'allevamento, quindi per forza di cose ho dovuto fare così. Noi vi ringraziamo tutti per la fiducia, siete davvero tantissimi, sempre di più, molti mi stanno contattando anche tramite email per il mio olio e il mio fieno. Io non posso che ringraziarvi davvero tutti e incitarvi a non utilizzare farmaci ma modi naturali, e in ogni caso prima della riproduzione fare degli esami clinici che ci diranno con certezza se i nostri uccelli hanno qualcosa di batterico o meno. Anche di questo parleremo poi quando faremo questo esame, e vi daremo aggiornati su tutti. Quindi ripeto, le vie sono due, voi scegliete quella che più vi fa comodo. Noi vi consigliamo ovviamente quella naturale, anche se non volete seguire noi, utilizzate metodi naturali perché sono animali piccolissimi e funzionano questi metodi. E niente, ci aggiorneremo presto con nuovi video, nuove bastonate, nuovi aggiornamenti proprio sul da farsi per quanto riguarda la riproduzione, iniziando poi da giorno 1 a mettere i maschi da soli nelle gabbie già da coda. Grazie a tutti e buona giornata dal team di Dodò.